CH4 è semplicemente una formula chimica, ma di ciò che troviamo in natura come gas. Nel 1776 Alessandro Volta scoprì che in una zona stagnante del fiume Lambro, avvicinando sulla superficie dell'acqua una fiamma, si accendevano tante fiammelle azzurre. Stiamo parlando di gas metano. Attualmente in Sardegna gli approvvigionamenti energetici hanno un costo elevato con numerosi disservizi. A quanti sarà capitato di non poter continuare a cucinare a causa della mancanza di gas nella bombola, di non poter fare la doccia prima che lo scaldabagno ricarichi acqua calda, oppure restare al freddo? Considerando anche i costi elevati dell'energia elettrica, aziende ed industria non riescono ad essere competitive. Avete presente la famosa frase "per saperne di più"? E proprio per questo siamo giunti fino a Milano per indagare presso la sede Galsi. Chi è Galsi e come verrà espletata questa fase operativa del metanodotto? Galsi è una società che include vari soci, la società di Stato algerina Sonatra, che è dei soci italiani, Edison, Enel, un distributore di Bologna ERA e soprattutto la regione Sardegna. Il gasdotto parte dalla costa dell'Algeria e arriverà fino alla Toscana. Galsi si occuperà della costruzione della parte internazionale, quindi tra l'Algeria e la Sardegna, mentre Snam Rete Gas si occuperà della realizzazione e della gestione del gasdotto che attraverserà la Sardegna e arriverà in Toscana. In questo momento è Galsi che sta focalizzando le attività tecniche e di autorizzazione che sono in via di finalizzazione. Ma che tipo di gas è il metano? Perché vede, in Sardegna c'è un po' di timore, non conoscendo il prodotto in fin dei conti. È un gas nocivo? Può causare dei problemi? Il gas si chiama, il metano si chiama anche gas naturale, appunto è un gas che si trova in natura, non è nocivo, non è tossico, è inodore, è un gas che ha dei benefici ambientali conosciuti ormai da decenni, infatti si usa da 50-60 anni in Italia, soprattutto dal punto di vista delle emissioni, il famoso CO2 per l'effetto serra, ha delle emissioni che sono circa 70% in meno del carbone, 40% in meno del petrolio, è un gas quindi che si presta anche dal punto di vista dell'utilizzo a dei rendimenti, quindi nelle macchine, molto superiori a quelle dei combustibili dei fossili tradizionali, quindi per produrre la stessa energia ce ne vuole di meno, quindi il gas metano non inquina molto meno rispetto agli altri. Personalmente io potrei testimoniare un enorme risparmio con il gas metano, perché da 10 anni sono in Sardegna, ma tutta la mia vita precedente si è svolta in Friuli, dove a 360 gradi ho utilizzato il metano. In Sardegna, d'occhio, mi sembra di spendere almeno il 30% in più con gli altri approvvigionamenti. Sì, questo è corretto, in quanto il grosso deficit che ha la Sardegna dal punto di vista energetico si riflette direttamente nel portafoglio delle famiglie e delle industrie. In effetti, come mi piace ricordare questo, ha detto il presidente Cherchi, che abbiamo incontrato settimana scorsa, dice: il problema delle famiglie sarde comincia dalla pasta asciutta. Cuocere, usare per cuocere, per esempio il GPL, è molto più costoso rispetto al gas naturale. Il GPL, secondo dei normali studi che si trovano anche in rete tranquillamente, vale circa, costa circa il doppio del gas, il prezzo al consumo è circa il doppio del gas naturale. Ora, le famiglie che devono anche scaldare, usare GPL, riscaldamento elettrico, rispetto al gas naturale, ha un impatto piuttosto pesante nella bolletta. È stato fatto uno studio, sono vari studi, ma noi quello che citiamo spesso è questo dell'Associazione Italiana Economisti dell'Energia, secondo il quale poter avere nel portafoglio energetico delle famiglie sarde anche il gas metano permetterà un abbattimento di una bolletta media di circa 600 euro annuo di quasi la metà. Sono stati calcolati circa 270 euro per famiglia.
problema in Sardegna sono le imprese, l'industria soprattutto? Beh, diciamo che il problema energetico delle famiglie evidentemente con l'industria sarda viene dilatato. Il non poter avere un utilizzo del gas naturale le penalizza fortemente e le rende anche meno competitive rispetto a quelle sul continente. Un esempio che viene fatto spesso, che trovo corretto, è quello della ceramica. La ceramica sarda rispetto ai concorrenti a Sassuolo nel bolognese ha un deficit di costi di energia superiore a circa il 30%, cioè il produttore sardo spende il 30% in più per l'energia rispetto a un produttore del continente, e questo è evidentemente molto penalizzante. Il gas naturale quindi consentirà un abbattimento dei costi della bolletta anche in funzione della sua migliore qualità per essere usato in cicli termodinamici tecnici, quindi per produrre la stessa quantità di energia ce ne vuole di meno. Quindi tutto questo comporterà un beneficio oltre a quello ambientale evidentemente economico per la Sardegna. Il progetto Galsi arriverà in Sardegna da sud, arriverà a Portobotte, attraverserà la Sardegna da sud verso nord per circa 280 km, attraversando il territorio di 39 comuni coinvolti. Nel comune di Olbia si ritufferà per andare verso la Toscana. Lungo il progetto, lungo il gasdotto, sono previsti 38 punti di stacco per poter distribuiti omogeneamente lungo tutto il percorso per portare il gas dal Galsi verso gli usi e gli utilizzi in tutta la Sardegna. Cioè, nel senso che dagli stacchi partiranno delle reti, delle condotte. Assolutamente sì, noi sappiamo che la Regione Sardegna ha già lanciato da tempo un importante piano di sviluppo delle reti di gas naturale. Alcune sono già completate da tempo, altre sono in via di completamento, altre sono in sviluppo. Il progetto Galsi è assolutamente sinergico a questo progetto di metanizzazione, in quanto rappresenterà la condizione necessaria per avere il gas naturale in Sardegna. C'è una domanda che io devo fare assolutamente: chi paga? Non sarà mica l'utente finale? L'utente finale non pagherà in modo particolare, e i costi dello sviluppo della rete regionale sarda non saranno a carico dei soli utenti sardi. La Regione Sardegna, con il collegamento sul continente, entrerà a far parte del sistema gas nazionale. Non sarete più un'isola, sarete parte del mercato gas. I criteri e le regole per questo mercato gas sono fissate dall'autorità. Sostanzialmente il costo della rete regionale sarda sarà pagata da tutti gli utenti italiani secondo certi criteri fissati dall'autorità. Anche le tariffe saranno simili a quelle di tutta Italia. Non ci sarà qualcuno che ne approfitta perché siamo un'isola. I costi di trasporto e di utilizzo dei gasdotti saranno gli stessi per tutti gli utenti italiani a seconda dell'utilizzo. E questo vuol dire essere parte di un mercato gas integrato come la Sardegna auspichiamo a breve e sarà. E allora qualche domanda cattiva devo continuare a fargliela. Primo, abbiamo sentito parlare di espropri. Ci saranno realmente o è vox populi? Gli espropri si intende tecnicamente che la proprietà rimarrà assolutamente con gli attuali proprietari. Galsi non intende assolutamente né vuole comprare terreni. Esproprio vuol dire quella che si chiama tecnicamente una servitù di passaggio, cioè verrà garantito il poter passare al gasdotto sottoterra. Una volta ricoperto, quindi il gasdotto messo in esercizio, le attività potranno continuare tranquillamente. Chi coltiva, anche coltivazioni pregiate potranno essere coltivate, allevamento potrà essere fatto. L'unico vincolo che impone il passaggio del gasdotto è la non edificabilità su una fascia di 20 metri più 20 a cavallo del gasdotto, a sinistra e a destra, per questione di sicurezza. Per il resto si può fare assolutamente qualsiasi tipo di attività fatta prima. Altra domanda cattiva: se l'Algeria chiudesse i rubinetti o terminasse il gas metano in Algeria, cosa succede? Nel caso di interruzione di fornitura ipotetica dall'Algeria, la Sardegna verrà alimentata dalla Toscana, quindi dal continente. Il gasdotto Galsi non è un'autostrada a senso unico. La sua configurazione tecnica permette di alimentare il fabbisogno della Sardegna, che stimiamo nell'ordine di 500 milioni, 1 miliardo di metri cubi all'anno, dal continente, dalla rete nazionale, e quindi la fornitura della Sardegna è assolutamente in sicurezza.
l'Unione Europea ha inserito il progetto Galsi in quello prioritario per lo sviluppo della rete transeuropea dell'energia, un progetto di importanza strategica per l'Italia. Parliamo di sicurezza. Come sono controllate le condotte di metano? Diciamo che per i gasdotti di questo tipo, in generale tutti i gasdotti, oramai i criteri di sicurezza sono severissimi, sono fissati a livello internazionale, sono dei parametri a cui tutti gli operatori si devono adeguare. Il fatto stesso che Snam operi da quasi 50 anni una rete che oggi è di 31.000 km senza alcun tipo di problema di rilievo, a nostro avviso è un elemento oggettivo di sostegno a questo. In generale possiamo dire che oltre ai parametri di interramento, copertura evidentemente garantiti che il nostro progetto avrà, Snam farà un controllo centralizzato da una centrale di dispacciamento dove c'è un controllo elettronico in ogni istante di tutti i parametri di funzionamento che permette di anticipare e prevedere qualsiasi tipo di problema, oltre a una revisione e analisi dei gasdotti con dei sistemi intelligenti che periodicamente vengono mandati nel gasdotto per verificare non ci siano problemi. Il gas metano risolverebbe gran parte dei disagi in tutti i settori, quello domestico, nel terziario e nell'industria. Potrebbe essere utilizzato nella produzione di energia elettrica e per autotrazione. Nel 1959 Enrico Mattei scoprì a Lodi il primo giacimento profondo di gas metano d'Europa. Speriamo che la Sardegna possa superare questo gap di decenni.